Ciao a tutti, sono Resin Dark Sun e bentornati nella nostra web radio. Ho voluto fare un saluto, se volete, un po' scopiazzato per presentare quella che è la nostra ospite di oggi in questa nuova puntata di Intubati, vale a dire, prego. Ciao a tutti, sono Tifetta. Ebbene sì, abbiamo un altro canale prevalentemente videoludico nella nostra rubrica, da iTunes in poi siamo stati condannati a convivere retro gamer, a quanto pare. Grazie tanto per aver accettato il nostro invito. Ma nessun problema, è un onore per me, guarda. Dunque, Carlotta Biondi, se non vado erroneo, 21enne, giusto? 21. Yep. Denominata Tifetta, affiliandosi spiritualmente al personaggio di Tifa Lockhart, protagonista di Final Fantasy VII, è un'impiegata commerciale veronese, nonché una YouTuber, il cui canale YouTube dei videogiochi, che ha come motto No Pain No Gain, su cui mi piacerebbe più tardi chiederti a cosa si deve questo motto, è oggi vicino alla soglia dei 6.000 iscritti. Dunque, la prima domanda che ti vorrei fare è: io so, visto che il suo tuo canale ti è stato chiesto almeno 3 volte, che tu hai aperto il tuo canale YouTube per commentare altri video e che in un secondo momento hai iniziato a caricare video parlando di videogiochi. Inizierei dunque chiedendoti quante cose sono cambiate per te da quando hai iniziato a caricare video? Ma guarda, inizialmente quando facevo recensioni non c'era tanta questa mania di fare gameplay. C'erano più videorecensori quando ho iniziato io, quasi 3 anni fa. Quindi un cambiamento radicale che posso dire è successo da quando ho iniziato la mia carriera, tra virgolette, stratosferiche di YouTuber è proprio questa, secondo me. Ci sono sempre meno recensori e sempre più let's player. Si tende più a registrare i gameplay di un gioco piuttosto che parlarne. Questa è una differenza sostanziale, secondo me. Tu fai un po' tutte e due, in qualche modo, le tue. Ma con la mia rubrica Ricordi d'infanzia cerco di appunto ritornare agli albori e parlare di videogiochi, però devo ammettere che è più comodo registrare i giochi perché è più rapido, immediato e ti porta via anche meno tempo, però sì, cerco di fare un po' tutti e due nel limite del possibile. Ma avresti mai pensato di fare un canale YouTube da quasi 6.000 iscritti quando hai aperto la prima volta il tuo canale? No, no, assolutamente, non pensavo di certo di arrivare a questi qua, anche perché comunque è solo un hobby il mio canale, quindi direi che non mi posso lamentare ed era un traguardo che assolutamente non pensavo di raggiungere. Proprio no. Ma sempre parlando del successo del tuo canale, devi sapere che il buon Zordan Games, oggi giunto, sta cavalcando verso i 10.000 iscritti, ha annunciato agli esordi del suo canale di aver avuto il tuo canale, oltre a quello di Lemmy the Best e Baietta 25, tra i suoi ispiratori. Cosa vorresti dire al buon Yuri, questo allievo che ha superato il maestro? Ma guarda, Yuri, che oltretutto ha un nome che mi piace da morire, ma glielo dissi anche quando lo aggiunsi su Facebook. Voglio solo dire buona fortuna e buona cavalcata con gli iscritti, perché quando l'ho visto io la prima volta era veramente agli esordi, una cosa come 200 iscritti, quindi posso solo che augurargli buona fortuna e di continuare così, perché ha un canale vario anche lui, vedo, pubblica diversi tipi di video e allora è giusto che abbia così tanti sostenitori. Quindi, Yuri, buona fortuna. Intanto temo di aver fatto una gaffe. Io ho detto quasi 6.000 iscritti, in realtà li hai appena superati, ho visto tra l'altro. Quindi chiedo scusa all'ospite. Ma va, nessun problema, guarda. E dunque, i tuoi video parlano di videogiochi in maniera molto diretta. E quindi più che recensioni e video dedicati al retro gaming, come la tua rubrica appunto Ricordi d'infanzia, ti dedichi per lo più ai let's play. Ma come mai questa scelta di queste sessioni di gioco integrali commentate? Perché secondo me la parola videogiocare equivale a divertirsi sostanzialmente. Quindi, visto che quando io gioco commento, mi altero e dico perle astrali, Zio ho pensato Pampurio. che Zio Pampur, ho pensato che sarebbe stata un'idea divertente registrare il videogioco commentando, sebbene non sia una novità perché molti prima di me l'hanno fatto. Però l'ho fatto sostanzialmente per divertimento, perché come dico sempre, mi dicono che si divertono tantissimo a guardare i miei gameplay, però ammetto che sono io la prima, soprattutto a divertirsi a registrare.
Quindi è solo una questione di divertimento, non volevo raggiungere nessun altro scopo, insomma. Anche perché sono dell'idea che fare un let's play non commentato, insomma, è una scelta un po' strana, perché chiunque riesce a finire un videogioco, non c'è bisogno di una guida specifica, però commentandolo ci metti un po' la tua impronta, le tue caratteristiche, allora puoi anche intrattenere un po' il pubblico. Quindi ecco, ho risposto alla tua domanda. Quindi pensi che questi video aiutino ad evidenziare in qualche modo il personaggio di Tifetta che Sì, impreca la. assolutamente, assolutamente. Si impara di più a conoscermi dai gameplay che dagli altri video, secondo me. Volevo anche chiederti delle conoscenze, diciamo, maturate durante la tua esperienza su YouTube, da Lemmy the Best a DJ Laura B, con cui hai anche registrato dei singolari brani musicali e di cui volevo anche chiederti qualcosa in particolare, anche come sono andati queste cose qua. E anche Bear Vice, altro youtuber dedicato ai videogiochi, nonché tuo fidanzato, quindi volevi parlarci un po' di questa rete, diciamo. Ma devo dire che da quando mi sono unita a YouTube ho conosciuto appunto persone straordinarie come Laura, il mio fidanzato e tutto quanto. Però ho anche stretto forte amicizia con utenti che non pubblicano assolutamente video, sono proprio marginali a YouTube, che ne hanno pubblicati un paio ma non famosi e tutto. Che ti posso dire? Vuoi sapere nomi particolari di YouTuber? Se vuoi anche, se vuoi aggiungere anche il mio, no scherzo. Del mitico Plato 87, che partecipa anche al mio concorso, oltretutto, mi ricordo. Come fai ad avere tu Dark Earth? Non lo so, comunque complimenti. Grazie, guarda, ero convinta di essere l'unica in Italia ad averlo quel gioco, Io ce l'avevo quindi. Tarocco, quindi cioè, sei comunque sopra. Tornando alla domanda della rete di YouTuber, ma sostanzialmente tutti i miei canali consigliati sono diventati i miei grandi amici. Ma per dirti anche sotto le quinte, mi sento tanto anche con logicamente Jim, queste cose qua, insomma, non saprei cos'altro dire. Ti volevo anche dire, DJ Laura B ha fatto anche dei brani musicali, volevo sapere queste tue esperienze come sono andate, anche a livello di mercato, perché se vuoi raccontarci un po', insomma. Ma certo, volentieri. No, io e Laura siamo grandi amiche, quindi siamo diventate anche colleghe di canzoni, diciamo così, perché lei è bravissima a creare tracce, soprattutto nei mashup. È stata anche a Radio DJ con un suo pezzo, tra l'altro, lei, ho visto. Eh sì, anche lì. Infatti ci tengo a citarla per chi non la conoscesse, perché è veramente brava a fare il mashup, non perché è mia amica, ma perché lo dico io. Allora, il primo pezzo che ha composto Laura è stato Tifeta on the Mix, che non ha fatto altro che prendere l'ultima parte del mio gameplay di Resident Evil 2 e farci una traccia musicale. Dopo questo ci ha preso così tanto gusto, perché dice che si sente ispirata dai miei versi e i miei suoni che faccio durante i gameplay, che è diventato quasi tradizione che ad ogni fine il mio gameplay ci deve fare una traccia. In effetti, dopo ha fatto anche Stufa Morta Agra, altra traccia che lasciamo stare, che tralasciamo. E diciamo che però tutte le tracce che compone Laura su Tifetta sono gratis, diciamo. Le abbiamo unite tutte sul sito SoundCloud e c'è anche il free download, quindi è solo a scopo di divertimento, non è di certo a fini commerciali. L'unica traccia che abbiamo commercializzato è stata Katana Song, che ho registrato i vocal di quella canzone alle 3 di notte e lei li ha messi insieme, coinvolgendo anche altri due DJ per il remix. Che quello proprio ci è stato pubblicato dalla label David Dance ed è disponibile su tutti i digital store, tra cui anche iTunes. Quella è l'unica proprio a livelli commerciali, ma gli altri sono solo per divertimento, just for fun, niente di più. Com'è andato Sai che non ho questo? idea? Dovrei. Guarda, mi hai fatto venire in mente che poi chiedo qualcosa riguardo a Laura B, perché abbiamo anche firmato un contratto, mi ricordo. Quindi dopo le chiedo i tabulati, vediamo se qualcuno l'ha comprato. Ok, facci Va bene. sapere. E una cosa che ho dimenticato, che ti ho solo così accennato al volo, No Pain No Gain, questo tuo canale, cosa, da dove viene più che altro? Una cosa No, no, tua no, è o. un'espressione comune in inglese. Mi hanno anche chiesto in un messaggio privato una volta se c'entravano gli Scorpion, ma assolutamente no. Mi piaceva solo come suona la frase, per la serie.
Nessun dolore, nessun guadagno. È un po' il motto della mia vita, che bisogna sudarsi delle cose nella vita. Non ha niente di particolare, è solo bello. Fun fact, visto che ne abbiamo parlato, parlando un po' del concorso a cui ho partecipato anche io, un suo concorso per i Eh sì, 2900. 2900. Quanto tempo fa? È stato l'ultimo o ne hai fatto anche un No, altro nel frattempo? Io è su Perna, l'ultimo, è a l'ultimo. cui comunque avevo partecipato anche io con un video tributo di un gioco che io e Tifette e pochi altri conosciamo su questo pianeta, C'ero rimasta Dark Earth. veramente male quando ho visto che avevi fatto Dark Earth, perché ho detto, cavolo, non lo conosce nessuno. Anche su YouTube c'è un gameplay in croce, uno. Ho detto, mamma mia. Tornando a Bomba, come definiresti il tuo rapporto con i tifettini, come li chiami tu, i tuoi fan? I miei tifettini. Ma guarda, li ho soprannominati tifettini perché chiamarli fan mi pare di passare per VIP. Una sorta di grande persona. Allora li ho soprannominati così, in modo un po' affettuoso, per metterci un po' anche allo stesso livello. Ma devo dire che ce ne sono una marea nella mia pagina Facebook che mi commentano ogni giorno, mi scrivono, con cui mi piace dialogare, anche discutere a volte, perché ci sono anche pareri contrastanti. Però se li devo definire, è una sorta di mini famiglia, perché quando ho le scatole che girano, per non dire altro, parole, quando ho qualcosa di felice da comunicare o qualcosa da dire, loro ci sono sempre, quindi è una sorta di famiglia. Mi sfogo, mi rido, mi diverto. Quindi i tifettini sono un'altra famiglia per famiglia virtuale. Ricordo anche gli auguri di Natale, mi aveva quasi commosso, anzi, senza quasi, tempo fa. Era così poco. Ma tu cosa chiedi alla piattaforma di YouTube ogni volta che carichi un video o che comunque ti colleghi col tuo canale? Io semplicemente giro quei video per divertimento e li uppo perché so che c'è gente che li apprezza e si diverte con me. Addirittura c'è gente che si congratulava con me anche sul profilo psicologico per la serie. Cavolo, mi sono sentito solo, ascoltare i tuoi video mi tira sull'immorale. Io quando sento questi messaggi sono felice perché visto che è solo questione di divertimento. Il motivo per cui uppo i miei video, sapere che indirettamente aiuto persone che hanno avuto una brutta giornata o vedere quel particolare video ha scatenato in loro una risata mi rende felice. Quindi non saprei, guarda, cosa mi aspetto dalla piattaforma YouTube. Se mi seguono in 10, se mi seguono in 100, se mi seguono in 1000, a dirti la verità, a me non è che interessa particolarmente. L'importante è che mi diverto io in primis e magari che si divertano gli altri, quindi no, non cerco niente, né visualizzazioni, non mi aspetto di raggiungere un traguardo specifico nei mi piace, non ci resto male se il mio video non raggiunge tot visualizzazioni, no, direi proprio di no, semplicemente divertimento. Che rapporti ha? Vabbè, mi hanno un po' posto già prima. Che rapporti ha anche con gli altri YouTubers? Abbiamo parlato prima di Lemmy the Best, J. Laura B. Non so se conosci anche Saftspring Sushi. Sì, ha partecipato, ha vinto il mio concorso anche. Ma diciamo che io non ho sempre moltissimo tempo per guardare video altrui, quindi purtroppo tantissimi YouTubers li seguo indirettamente perché anche seguire un gameplay è lungo, le parti sono minimo di mezz'ora o 20 minuti, quello che sia. Quindi diciamo che io preferisco guardare i video, magari recensioni, umoristici, questi un po' più corti e un po' più diretti. Quindi tante volte certi YouTubers ci rimangono anche male perché pensano che io non li seguo affatto, però io non la vedo proprio così. La maggior parte di loro adesso comincia a postare gameplay di giochi che magari ho visto da un altro utente poco prima ed è un po' tosto rivederlo di nuovo. Quindi diciamo il mio rapporto con gli YouTubers è più forte, più fuori che dentro YouTube stesso, quindi ci si parla in maniera privata, si commenta il videogioco, il video in questione, i prossimi acquisti e tutto, ma dentro YouTube faccio un po' fatica a dialogare con gli altri YouTuber, ci si conosce più al di fuori di questo sito. Non so se ho reso bene Beh, l'idea. con gli YouTubers veri e propri, con i personaggi che conosci, non so se anche nella vita reale o se ci parli. Sì, tramite MSN, Skype, Facebook, sì, con quelli
gli youtuber ai quali sono più legata, sì, ci parlo fuori tantissimo anche. Ho anche numeri di cellulare, insomma, si è amici virtuali, per così dire, che un giorno si spera di incontrarsi, mangiare qualcosa insieme e ridere un po' faccia a faccia. Sul tuo canale hai già fatto due concorsi, quindi avevo studiato, insomma, uno per i 200, uno per i 2900 iscritti. Ma quanto pensi siano stati utili, alla crescita del tuo canale questi concorsi? Se devo essere onesta, penso che abbiano contribuito parecchio, perché comunque un concorso, secondo me, è un'ottima occasione per mettersi in gioco, per farsi conoscere e per confrontarsi con altri YouTubers. Quindi penso che sì, i concorsi siano anche un'ottima possibilità per conoscere appunto chi li fa. E mi sono arrivati parecchi iscritti dai miei concorsi, quindi hanno contribuito di certo alla crescita del mio canale, quello di sicuro. E domanda trivia, tu hai fatto let's play di Resident Evil, Crash Bandicoot e Spyro, e adesso hai iniziato a fare anche Super Mario 64. E la domanda è: come mai ancora nulla di Final Fantasy a parte delle recensioni? Ho visto nessun let's play di Final Fantasy, magari proprio il 7, visto anche il nome del tuo canale. Così, domanda molto trivia. Perché Final Fantasy comunque è un gioco veramente lunghissimo da fare. E non mi cimenterei mai a farci il gameplay. Giocarlo così per i fatti miei, senz'altro, perché me li sono ricominciati un po' tutti negli scorsi mesi e tutto qua. Però farci un gameplay no, mi richiederebbe troppo tempo. Poi il Final Fantasy è un gioco che non mi stimola proprio il commento, perché visto che io ci tengo particolarmente in quei giochi ad alzarmi di livello, avere sempre gli oggetti perfetti ed essere forte diciamo, prima di affrontare un certo boss, non mi sognerei mai di fare un gameplay di un Final Fantasy, troppo lungo, troppo complicato. Faresti mai tipo anche giochi come uno Zelda? A Zelda me lo stanno chiedendo tutti insieme a Resident Evil 3, quindi prima o poi mi arrenderò e lo farò. Ok, dunque, domanda così di chiusura: che futuro vedi per Tifetta e per Carlotta Biondi? Ma allora, per Tifetta prevedo. Ma diciamo che è combinato Tifetta e Carlotta, sono due progetti uniti perché prevedo di continuare con il canale a pubblicare video, a divertirmi con gli utenti e tutto quanto. Però allo stesso modo il mio futuro vedo una famiglia, ovviamente, un lavoro. E tenere appunto YouTube come hobby, quindi direi che l'obiettivo, i miei futuri obiettivi sono uniti, non ho distinzioni, continuerò come ho sempre fatto, però nella mia vita reale darò una svolta alla mia vita, anche perché io sono dell'idea che giocare da sola è triste, io ho sempre bisogno di qualcuno che mi guardi o che mi faccia compagnia, tipo io sono fortunato, mio fratello che fin da quando sono piccolo abbiamo giocato insieme, ci siamo guardati, ci siamo scambiati i joystick nei vari punti del gioco, quindi giocare da sola non è proprio il mio più grande sogno. Spero che con Bear Advice le cose vadano meglio, sempre più meglio, insomma, che magari un giorno saremo una famiglia, così magari sarà lui il mio compagno fisso nei gameplay. Ecco, il futuro che vedo è questo. Beh, molto, molto divertente, mi sono divertito veramente molto in questa intervista. Ringraziamo appunto i nostri followers, vi saluto tutti. Grazie ancora Carlotta per averci arricchito Grazie a a noi intubati staff. Noi intubati staff! Noi intubiamo! E salutiamo voi tutti, ascoltatori. Ciao, stay tuned! Ciao, grazie mille. Ciao.